Buonasera a tutti. Allora, per quale ragione ci poniamo un interrogativo? L'italiano moderno e l'italiano antico sono due lingue diverse oppure è la stessa fase di una medesima lingua? Ma l'interrogativo nasce dal fatto che possiamo vedere le cose in due modi diversi. Non c'è dubbio che il latino e l'italiano siano due lingue diverse. Il latino si studia quando si studia a scuola con un notevole impegno, però non c'è neanche dubbio che l'italiano che in questo momento sto parlando, altro non è che il latino come è andato modificandosi nel corso di tanti secoli. Certamente sono intervenuti anche contatti con altre lingue, ma si sarebbe modificato comunque. Come si dice in linguistica, l'italiano è una lingua tipologicamente diversa dal latino. In latino ci sono le declinazioni, noi non le abbiamo. C'è un ordine delle parole non rigido come l'italiano. Se io dicessi in latino una qualunque frasetta come Petrum Paula amat, beh, non ci sono dubbi. Paola, soggetto, ama Pietro. Provate però un po' a mettere al primo posto Pietro. Pietro, ama Paola. Beh, qui è chiaro che chi ama è Pietro. Un piccolo e banalissimo esempio per far capire che siamo qui di fronte a due lingue diverse. Per l'italiano invece il problema possiamo porlo e forse conviene immediatamente confrontare la situazione dell'italiano con quella di due grandi lingue europee, una lingua romanza come il francese e l'inglese. Beh, qui è difficile negare che la fase medievale di queste due lingue sia qualcosa di profondamente diverso. Se noi prendiamo Chrétien de Troyes, che è il grande romanziere francese, che è alla radice del cosiddetto ciclo bretone, quindi Ginevra, Lancillotto, che tanta importanza ha anche per il poema epico italiano, beh, non c'è dubbio che quella è una lingua diversa, molto più distante dal francese moderno di quanto non possa avvenire per l'italiano. Allo stesso modo avverrebbe, in inglese per Chaucer, che certamente è una lingua diversa. Lì sono fasi che non possono essere considerate appartenenti alla stessa piattaforma, perché il ritmo di evoluzione di quelle lingue è stato molto più forte rispetto al nostro. Allora, conviene fare alcuni esempi per misurare, per così dire, il tasso di diversità. E partiamo per esempio da un esempio relativo alla morfologia. Nel novellino, che è questa raccolta anonima di novelle del 200 o forse un po' successiva, ma insomma è il primo grande episodio novellistico prima del Boccaccio. Nel novellino si trova fra l'altro molto bellissimo. Chiaramente è una sequenza che oggi non possiamo avere, non c'è nessun parlante, anche chi non ha mai studiato, che direbbe molto bellissimo, perché bellissimo superlativo non può ulteriormente essere modificato da un avverbio, se vogliamo dirla in modo più così grammaticale. Ma per il novellino questo era possibile. Possiamo aggiungere che era possibile perché il superlativo inissimo, quello che tutti usiamo molte volte al giorno, è in realtà un superlativo ereditato dal latino, preso dal latino, preso dalla tradizione libresca. Popolarmente si diceva soltanto molto bello o anche assai bello, o bello assai, come ancora oggi si dice con questo ordine nel napoletano.
E poi ancora un altro esempio. Prendiamo il pronome ella, un pronome personale, oggi moribondo, ma se vogliamo usarlo, soprattutto scriverlo, lo dobbiamo usare con funzione di soggetto, non con funzione di complemento. Perché in questo caso noi dobbiamo dire o lei, se ci si riferisce ad una persona animata, o essa, se ci si riferisce ad una cosa o magari ad un animale. Però se apriamo l'Inferno, il terzo canto, quando Dante rappresenta il primo incontro con la situazione infernale e a un certo punto dice voci alte e fioche e suon di man con elle, le voci dei dannati, con varie modulazioni, ma tutte esprimenti un grande dolore, e poi le mani che probabilmente si battono il petto in segno di disperazione o forse anche colpiscono un altro compagno di pena. Suon di man con elle, con esse. Anche questo è un tratto distintivo, piuttosto netto rispetto all'italiano moderno. Ma se dovessimo indicare un settore in cui la differenza è molto netta, dovremmo pensare alla grafia. E qui vi faccio solo un esempio. Oggi per indicare il suono K, quello di cane, noi dobbiamo servirci o della C, come in cane, o di due lettere, C ed H, quelle che si chiamano un digramma, nel caso di chi. Per esempio, non abbiamo altra scelta. Qualche anno fa, quando si usavano gli SMS senza poter contare su quella funzione molto comoda T9 in cui il sistema anticipa le nostre scelte, si scriveva K. Per esempio, invece di che CHE si scriveva KE, e c'era qualcuno catastrofista che diceva: adesso non si disimparerà l'alfabeto italiano. Questo naturalmente non è avvenuto. Ma se andiamo a guardare quello che è considerato tradizionalmente il più antico documento del volgare, dell'italiano, il Placito di Capua. Una formula testimoniale risalente al 960, ovviamente dopo Cristo. La formula è piuttosto nota, è una formula di giuramento che pronunciano i testimoni in relazione a quella che oggi chiameremo una causa civile. Ed è Sao, coche le terre, perché le fini, quei chi contene, eccetera. So che quelle terre nei confini che sono descritti nella carta che ciascun testimone tiene in mano sono stati posseduti per un certo periodo di tempo dal monastero di Monte Cassino. Bene, Sao Co. Questo Co è scritto col K. Nell'italiano più antico c'era anche la possibilità di usare K che poi è regredita. Aggiungo, è regredita perché nell'alfabeto latino K, nell'alfabeto latino classico, K non si usa, no? C'è l'abbreviazione per calende, ma insomma è un grafema residuale e l'italiano si è sempre un po' a tutti i livelli rispecchiato nel latino. E poi naturalmente abbiamo il settore nel quale le lingue cambiano con un ritmo più veloce e direi inarrestabile. Questo settore è il lessico, che potremmo definire il settore più epidermico, più superficiale di una lingua. Epidermico proprio in senso letterale, perché rappresenta un po' l'epidermi dello stato più superficiale della cute. Se potremo, come tutti ci auguriamo, andare al mare o in montagna, potremo abbronzarci e quindi prendere la caratteristica tintarella,
che interessa lo strato superficiale della pelle. Poi, una volta smessa la esposizione al sole, la pelle ritornerà del suo colore originario. Così il lessico si rinnova continuamente, cambia, anche se il nucleo profondo del lessico è rimasto lo stesso. In un bel libro uscito nel 2018, intitolato L'italiano scomparso, Vittorio Coletti si è soffermato sulle parole che sono uscite d'uso, sono scomparse nel corso dei secoli, e fa una distinzione molto evidente, molto chiara, tra parole che sono scomparse perché è scomparsa la cosa che queste parole designavano, o parole che invece continuano a designare un referente di attualità, ma comunque sono cambiate per questo inarrestabile meccanismo con cui le lingue si rinnovano. Tra il primo gruppo di parole possiamo fare l'esempio di giaco. Che cos'era il giaco? Era una maglia di ferro che proteggeva il corpo e che ci rimanda fra l'altro ad un tipo di abbigliamento maschile legato alla guerra ed un particolare tipo di guerra. È chiaro che la cosa non esiste più e quindi anche la parola fatalmente non si usa più. Il secondo esempio, uno degli esempi che fa Coletti, è l'esempio di furare invece di rubare. E lui cita due esempi che sono anche a me molto cari. Il primo è un esempio da Dante, dal Paradiso 13 esattamente, uno dei tanti esempi possibili. A un certo punto San Bernardo, che sta parlando in quel momento, invita gli esseri umani alla prudenza per quanto riguarda l'ipotesi sulla sorte ultraterrena e dice: non creda, donna Berta e Ser Martino, per vedere un furare, altro offerere, vederli dentro al giudizio divino. Donna Berta e Ser Martino rappresentano quello che oggi diremmo l'uomo della strada. E quindi dice Dante: non pensino costoro, per il fatto che qualcuno ruba e un altro invece è molto pio, fa tutte le offerte prescritte, di immaginare che saranno rispettivamente dannati all'inferno o salvati nel paradiso. Questo perché il giudizio divino è insondabile. Dunque furare, fur in latino voleva dire ladro, e del resto, senza andare a cercare tanto lontano, pensiamo al nostro furto. Ma non c'è soltanto Dante come testo che inevitabilmente, data la distanza, offre un lessico distante da noi, in gran parte distante da noi. Perché l'altro esempio che fa Coletti è tratto dall'opera lirica, precisamente dalla Traviata di Verdi. Verdi, come sappiamo, è il musicista, ma il librettista era Francesco Maria Piave. Dovremmo dire la Traviata di Piave. Se diciamo di Verdi è perché non solo la conosciamo grazie alla musica, ma soprattutto perché in questo caso Verdi era tirannico con i suoi librettisti e quindi potremmo dire che, oltre ad aver scritto la musica, in qualche modo ha partecipato alla scrittura di questo e di altri libretti. Bene. Nel secondo atto il baritono Germont canta una romanza piuttosto nota: di Provenza il mare, il suol, chi dal cor ti cancellò. E poco dopo dice: chi ti furò dal bel sole della tua terra, chi ti ha rubato. E naturalmente allude alla povera Violetta che l'avrebbe traviato rispetto alla fedeltà ai principi aviti. Questo solo per dire che le parole scomparse si distribuiscono durante tutte le fasi del lessico
anche se ovviamente furare è una parola che è anche dell'italiano antico. Ma insomma, se volessimo esprimerci così, potremmo dire che l'italiano antico ha un ottimo stato di servizio, quindi ha continuato per molti secoli, quando non esisteva più, a fornire materiali linguistici. Ma preferisco ora soffermarmi su un brevissimo esempio. Non ho preparato una slide, ma si tratta veramente di poche frasi e quindi posso leggerle e commentarle in modo da prendere consapevolezza proprio attraverso un esempio diretto di un testo in italiano antico che non rappresenti un testo d'arte, perché se dovessimo confrontare Dante stesso o Petrarca oppure Boccaccio con l'italiano moderno, la distanza sarebbe più forte, perché ovviamente la poesia ha un codice suo specifico di distanziamento dalla lingua reale e la prosa di Boccaccio è una prosa profondamente permeata dal modello latino, in particolare dalla sintassi latina. Quindi non sono esempi da questo punto di vista fededegni dell'italiano antico. Invece un esempio che può funzionare è quello di un volgarizzamento dal latino, ma è un latino medievale, quello di partenza. Mi riferisco ai fiori e vita di filosofi ed altri savi ed imperatori. Sono fiori, cioè sono raccolte, è una raccolta di detti memorabili che sono stati messi insieme da filosofi, da sapienti dell'antichità e anche da imperatori. L'opera è anonima, ma invece sappiamo qual è la fonte. La fonte è un testo latino di Adamo di Clermont che a sua volta si rifà ad uno speculum historiale, questo è il titolo, di Vincenzo di Beauvais. Questi sono gli autori del testo fonte e poi è stato volgarizzato in toscano, diciamo meglio in fiorentino del 200. Il testo, come risulterà da queste poche righe che leggo relative a Socrate, rappresenta un testo molto distante da noi culturalmente, ma come dirò subito, non troppo distante in realtà dal punto di vista linguistico, al punto tale che presumo che voi possiate seguirlo senza difficoltà, anche se non ho fatto la famosa slide. Comincia così, piuttosto breve. Socrate fu grandissimo filosofo in quel temporale, punto. Allora, l'unica parola che si usa in un senso diverso è temporale. Per noi oggi temporale vuol dire solo perturbazione atmosferica. Invece qui temporale vuol dire tempo, tempo generico, nel tempo antico. E pensiamo che la parola tempo in italiano, ma anche in francese, anche in spagnolo, come già nel latino, indica due nozioni molto diverse. Un conto è il tempo cronologico e un conto è il tempo atmosferico. Che bel tempo o che brutto tempo oggi. Altre lingue, in particolare le lingue germaniche, per esempio l'inglese e il tedesco, hanno due parole diverse per indicare queste due nozioni. Quindi Socrate fu un grandissimo filosofo in quel tempo. È una frase italiana. Se dobbiamo indicare invece una distanza rispetto a un testo che potrebbe essere comparato con questo, per esempio una voce di enciclopedia molto stringata, beh, forse non ci aspetteremmo di trovare immediatamente un giudizio e di non trovare una indicazione cronologica. Questo per noi sarebbe fondamentale per collocare nel tempo
Socrate, ci aspetteremmo di trovare di leggere nel V secolo avanti Cristo, e forse non ci aspetteremo neanche una valutazione, peraltro del tutto condivisibile, quella di grandissimo filosofo. Proveremo forse solo filosofo del greco, questo mi pare un particolare importante, del V secolo avanti Cristo. Ma andiamo avanti. E fue molto laido uomo a vedere. Allora, intanto laido qui vuol dire brutto. Oggi lo usiamo poco, laido, ma se io dico un individuo laido voglio indicare un individuo spregevole, per esempio un pedofilo tipicamente, non certo un individuo brutto. E non c'è solo questo. C'è il fatto che questa frase è introdotta da un e, ma è difficile considerarla una coordinata, no? Socrate fu grandissimo filosofo, bene, e fu molto brutto. Non siamo su un allineamento di concetti. Oggi avremmo dovuto dire Socrate fu un grande filosofo e, per esempio, visse ad Atene nel V secolo avanti Cristo. Allora si tratta di informazioni allineate sullo stesso asse logico, questa volta no. Ma poi soprattutto non è il dato che ci verrebbe in mente di mettere in evidenza la tradizione, la fama della bruttezza fisica di Socrate. Poco dopo dice, subito dopo, che egli era piccolo malamente, e il volto piloso, le nari ampie e rincagnate. Ecco, mi fermo un momento qui. È la spiegazione perché era così brutto. Perché era piccolo di statura, malamente. Ecco, malamente è un altro avverbio che io posso usare anche in italiano moderno. È caduto malamente dalle scale, cioè facendosi molto male. Ma non userei qui, era piccolo malamente. Ancora una volta mi capita di citare, per combinazione, per la verità, il napoletano, in cui si dice anche è malamente, per dire va male. Ma nell'italiano corrente malamente si usa solo per modificare alcune situazioni e non altre. Non sono molti i casi in cui noi potremmo usare questo avverbio, che peraltro è di significato anche per noi assolutamente trasparente. E il volto piloso, la faccia pelosa, non direi che non c'è nulla da commentare. Piloso, piloso ha la I iniziale della prima sillaba per influsso del latino, però insomma possiamo facilmente arrivarci perché il significato è assolutamente trasparente. Le nari, le narici, in questa bruttezza compare anche il naso deforme con delle grosse narici. Nari è un classico esempio di parola che non useremmo più naturalmente, ma che esiste, per così dire, in una zona d'ombra, nel senso che è stata usata nella letteratura e nella poesia fino a non molto tempo fa. Mi sono scritto un esempio di un grande poeta torinese, Guido Gozzano, che scrive «Vidi le nari fini». La poesia è una risorta, cioè vidi le narici eleganti, sottili, insomma non come quelle di Socrate. E ricordo che Gozzano è uno di coloro, di quei poeti che rinnovano il linguaggio poetico italiano, perché ricorre ampiamente a forme lontane dalla tradizione, ma poteva usare tranquillamente nari. Le narici quindi ampie e rincagnate, questo veramente non avrebbe bisogno di essere commentato. La testa calva e canuta. Dunque non aveva capelli e quei pochi capelli erano bianchi, ma anche qui calvo, canuto sono aggettivi dell'italiano di oggi. Piloso il collo, non bastano i peli sulla faccia, sono peli che si
allungano anche nel collo, e gli omeri. Cosa sono gli omeri? Sono le spalle. Omero in italiano moderno ha un suo valore anatomico preciso, l'omero per l'appunto, l'osso lungo che costituisce lo scheletro del braccio, non avremo altri modi per indicare questo osso, mentre nel valore che qui troviamo di spalla è una forma letteraria. Ma è una forma letteraria che è arrivata non fino a noi, ma fino a tempi abbastanza recenti. Prendiamo un brano del Manzoni, che è il prosatore che rinnova profondamente dalle radici, grazie ai Promessi Sposi, la lingua della prosa italiana. Nel capitolo 34 del romanzo, che è un capitolo famoso soprattutto anche a scuola, soprattutto per l'episodio del cosiddetto della madre di Cecilia, un episodio di forte pathos, di forte drammaticità, Manzoni scrive: il capo posava, il capo di Cecilia, di questa bambina morta di peste, che la madre ricompone pietosamente prima di portarla lei personalmente sul carro dei monarchi. Il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Ecco, Manzoni, come fanno sempre i grandi scrittori, applica sì una riforma linguistica arrivando come traguardo ad un italiano molto moderno, esemplato sull'uso lingua fiorentino, eliminando tutte quella componente tradizionale che aveva ereditato dalla tradizione. Ma di fronte ad un passo così solenne, diciamo pure di fronte a quella che potremmo chiamare persino una prosa poetica, non rinuncia alla parola più marcata letterariamente. Insomma, non rinuncia ad Omero invece di spalla. Chiude questo ritratto di Socrate, il nostro anonimo autore dei Fiori di Filosofi, dicendo: le gambe sottili e ravolte e storte, diremmo noi. Povero Socrate, non esce minimamente bene da questo ritratto. Eppure è considerato anche dall'anonimo autore e anche dalle sue fonti mediolatine come un grande filosofo per una serie di detti memorabili che poi vengono passati in rassegna. Ma naturalmente la vera differenza rispetto ad oggi è nella strategia linguistica. Ho la sensazione che se io ora rileggessi, come farò, perché il brano è molto breve, questo brano, senza nessun commento, voi tutti capireste l'essenziale, capireste di che cosa si sta parlando, voi tutti, insomma, ricavereste che sto citando un brano in italiano, sia pure naturalmente di un italiano antico. Lo rileggo. Socrate fu il grandissimo filosofo in quel temporale e fu molto laido uomo a vedere, che gli era piccolo malamente, il volto piloso, le nari ampie e rincagnate, la testa calva e canuta, piloso il collo e gli omeri, le gambe sottili e rivolte. Dunque una fase di italiano antico. Gli studiosi si sono però divisi sulla domanda da cui ho preso le mosse oggi pomeriggio: due lingue diverse oppure la stessa lingua? Come ricavate da quello che sto dicendo, io penso che si tratti della stessa lingua, ovviamente con moltissime differenze. Ma altri studiosi ritengono invece che si tratti di lingue diverse. Questo differente giudizio, come spesso capita anche nei dibattiti scientifici, si fonda sui diversi materiali, potremmo dire sulle diverse pezze di prova sulle quali ci si fonda. Io ho fatto degli esempi attinti dalla grafia, molto diversa, dalla morfologia, un po' diversa, non molto. Il sistema verbale, per esempio, era
corrispondente a quello attuale, e naturalmente dal lessico, che è il settore di maggiore diversità. Però proprio gli esempi che ho fatto da un testo che è stato definito di prosa media, cioè non di prosa letteraria, non di prosa alta, ma nemmeno di prosa quotidiana, come avveniva per esempio per i libri di conti che gli operosissimi mercanti fiorentini e toscani in particolare scrivevano continuamente nel 2 e nel 300. Abbiamo una messe incredibile di questi testi, scritti, come può avvenire anche oggi, per un appunto di conto, senza nessuna preoccupazione letteraria. Allora, questo esempio di prosa media ci dice che le parole sono cambiate naturalmente, ma molte sono le parole che noi ancora usiamo con uno spostamento in un senso o nell'altro. Non ho fatto volutamente nessun esempio di sintassi, di modo in cui le parole sono collegate tra loro. Qui gli esempi di differenza sono molto più numerosi, indubbiamente. Se noi enfatizziamo questo dato, dobbiamo dire che sono due lingue diverse. Per citare solo un esempio di microsintassi, io oggi devo dire me lo dici, quindi in questa sequenza, no? Prima me, a me, e poi lo, complemento oggetto. L'italiano antico avrebbe detto lo mi dici, quindi con un ordine di questi pronomi atoni diverso. Ho fatto prima un esempio dalla Traviata, faccio anche un esempio da un'altra opera verdiana di altro librettista, Andrea Maffei, che è il Macbeth, come si deve dire con un accento all'italiana, perché Macbeth si dirà parlando dell'opera di Shakespeare, ma per quanto riguarda l'opera verdiana è preferibile, insomma, usare questa pronuncia corrente. A un certo punto si legge dirti, si sente soprattutto, dirti donna vorrei, ma lo mi vieta quella sordida barba. Allora Macbeth dice vorrei dirti donna, sembri una donna, però non posso farlo perché quella brutta, sporca barba che tu hai mi impedisce di dirlo. Lo mi vieta. Vedete ancora una volta qual è la lunga durata dell'italiano antico anche in questo particolare sintattico. Se noi andiamo a guardare la parte più complessa della sintassi, cioè la sintassi del periodo, beh, la differenza però non è molto forte, tranne che naturalmente non andiamo a guardare la prosa d'arte. Se prendiamo Boccaccio, la differenza è totale. Per raccapezzarci spesso in una delle frasi, in uno dei periodi di Boccaccio, dobbiamo impegnarci notevolmente, in particolare se attingiamo a quei periodi che si trovano o nell'introduzione del Decamerone o in quella parte che con termini non boccacci. E lì Boccaccio si è lasciato andare ad un periodare molto lungo, un periodare, come si dice, periodico, nel senso che esemplato sulla prosa latina. Però non era certo così che Boccaccio parlava quotidianamente. Parlava in un modo molto più vicino a questo dei fiori di filosofi come sintassi e anche vicino a quello che usiamo noi quando parliamo in condizioni di assoluta confidenza in famiglia o con gli amici. Ecco, allora è quello di operare, a mio giudizio, insomma, di adoperare testi idonei a favorire un confronto. Adoperando questi testi adatti, che cioè non si situano su livelli di elaborazione letteraria troppo diversa, emergerebbe che gli elementi in comune tra queste due fasi, italiano antico e moderno, sono molto notevoli, al punto tale da sorprenderci. Ed è tutto normale che una lingua evolva nel corso del tempo. Pensate per esempio che il latino, che pure ha cessato
di essere una lingua parlata da molto tempo, o meglio, ha cessato di essere una lingua parlata perché imparata dalla madre o dalla balia, questo sì, ma è stata parlata da gruppi di dotti per molti secoli. Quando si dice una lingua morta, beh, si dice una cosa che non è vera, proprio anche dal punto di vista dell'uso linguistico, ma certamente il latino non si è rinnovato dal punto di vista del lessico, eppure persino il latino, grazie ad una fondazione della Santa Sede che si chiama Latinitas, non a caso, e che ha lo scopo di tradurre in latino dei termini, dei concetti, delle cose, dei nomi di cosa che non esistevano nella latinità, si è trovata di fronte a questa necessità. Sapete come si dice, secondo questa attualizzazione in latino del vocabolario, come si dice blue jeans? Si dice brace lintee cerulee, cioè letteralmente calzoni, il nostro braghe, ma i romani antichi non usavano calzoni, come sappiamo, no? Usavano una tunica, gli uomini anche la caratteristica toga, quindi calzoni di lino, linteus, e di colore azzurrino. Ecco, persino il latino non ha rinunciato a cambiare un po' il lessico, figuriamoci una lingua come l'italiano, il francese, l'inglese, che è stata parlata da una comunità di parlanti in tutte le situazioni più usuali in cui questa lingua si usa. E quindi dobbiamo chiederci, ed è la domanda che pongo con una risposta in conclusione di questo mio discorso, come mai per l'italiano non c'è stata la normale evoluzione che contrassegna la storia delle lingue? La ragione è molto semplice. Per molto tempo l'italiano è stato, se non esclusivamente, quasi esclusivamente, una lingua solo scritta, un po' come il latino. Ecco, è stata una lingua solo scritta perché nelle varie parti d'Italia si parlavano i vari dialetti. Ho citato prima Manzoni, uno dei grandi scrittori del nostro pantheon letterario. Beh, sappiamo che Manzoni la sera, quando riuniva gli amici nella sua casa di via del Morone a Milano, parlava milanese. Era normale anche per una persona colta esprimersi nel dialetto. Il dialetto ha mantenuto una sua vitalità straordinaria e, come sapete, anche oggi è in una parte non trascurabile dell'Italia, dal Veneto alla Campania, per citare due regioni in cui l'uso del dialetto è ancora oggi molto forte anche nella classe colta. Allora, l'italiano scritto ovviamente ha avuto un ritmo di evoluzione molto più lento rispetto alle lingue che hanno conosciuto una dimensione parlata, come francese, inglese, tra le tante. Questa è una caratteristica della nostra storia linguistica, ma possiamo dire che ci ha dato un vantaggio: la possibilità di leggere un testo antico, certamente col supporto di note che ci documentino ciò che è cambiato, quali sono i riferimenti culturali che noi non riconosciamo più, a differenza di un uomo del Medioevo, ma senza avere la sensazione di straniamento che si avrebbe leggendo qualcosa scritto in un'altra lingua. Vi ringrazio dell'attenzione e, per concludere, rispondo ad alcune domande che leggo qui nella chat. Allora, che cosa penso di troppo saturo, se è corretto o meno? Ecco, la domanda fa leva sulla semantica, sul significato di aggettivi che in teoria non sarebbero graduabili. Saturo come termine chimico indica un concetto già definito, non possiamo dire troppo saturo o poco saturo. Però le parole non hanno un uso specifico, soltanto un uso specifico, ma anche un uso comune, e quindi un uso non tecnico, un uso per così dire attenuato.
Se io dico, per esempio, la prima frase che mi viene in mente, l'ambiente è troppo saturo di polemica in una discussione, beh, posso tranquillamente dire troppo saturo, cioè c'è un certo livello di effervescenza e di polemica, però questo livello è eccessivo e quindi si rischia, poniamo, di passare dalle parole ai fatti. Quando ci poniamo il problema se una forma è corretta o no, la prima cosa da fare è vedere quali sono gli usi in cui questa parola si usa. Cosa ne pensa dell'italiano contemporaneo letterario che risponde a diverse tendenze di mimetizzazione dell'italiano comune? Allora, è vero, questa è una caratteristica in particolare della prosa letteraria. Se voi sfogliate libri, i romanzi, che hanno partecipato agli ultimi 10 anni del premio Strega, per esempio, o di un altro grande premio letterario, verificherete proprio questa caratteristica. La lingua del romanzo si è adeguata in gran parte alla lingua parlata, anche alla lingua parlata più corrente e qualche volta anche più corriva. Ma non si tratta di una tendenza che debba essere giudicata dal punto di vista linguistico. La letteratura ha delle sue tendenze e questa indubbiamente è una tendenza del romanzo di oggi. Gli ultimi scrittori che perseguivano uno stile, gli ultimi grandi scrittori almeno, che perseguivano, quelli che mi vengono in mente ora, che perseguivano uno stile molto letterario con punte arcaizzanti erano Tomasi di Lampedusa, che però ci rimanda ormai a molti anni fa, gli anni 50, e in anni più recenti Gesualdo Bufalino, che è stato una scoperta letteraria nel senso che si è affermato solo in età ormai avanzata. Sono, e poi ce ne sono anche degli altri, però sono singoli esempi degli scrittori che partecipano al premio Strega di quest'anno, che sto leggendo essendo uno degli amici della Domenica. Non c'è nessuno che non si adegui in misura varia alla riproduzione del parlato. È una caratteristica che direi va accolta e comunque semmai valutata dal punto di vista letterario, non da quello linguistico. Da quale momento storico, altra domanda, si può cominciare a parlare di italiano moderno? Si può rispondere in vario modo. Si può parlare di italiano moderno, secondo me, in un'epoca diversa dalla prosa, per la prosa letteraria e per la poesia. Per la prosa letteraria, lo accennavo prima, la svolta viene col Manzoni. E quindi, se vogliamo citare un anno, 1840-42, l'anno in cui Manzoni pubblica l'edizione definitiva del suo romanzo. Se vogliamo riferirci alla poesia, dobbiamo invece andare più avanti, arrivare al displuvio tra 8 e 900, dove non c'è solo Gozzano, ma c'è anche Pascoli, grandissimo poeta, che rinnova profondamente dall'interno il linguaggio poetico. Pascoli può apparire in alcune poesie ingenuo, infantile, pensate a Valentino o alla Cavalla Storna, ma in realtà non è affatto ingenuo, non dobbiamo cadere nel tranello di considerarlo tale. Quello che è certo è che Pascoli si attiene ad un linguaggio non letterario, anche se oggi possiamo avere qualche difficoltà di comprensione perché attinge al lessico agricolo garfagnino, no? Aveva una casa a Barga, quindi in Garfagnana. Quindi direi prosa, poesia in anni, in epoche diverse, e poi l'italiano è diventato davvero parlato solo nel corso della storia unitaria. E quindi negli ultimi 150 anni, 160 anni, perché ci sono stati dei forti meccanismi che hanno favorito questa tendenza, la scolarizzazione, una diffusa, anche se non totale, alfabetizzazione, servizio militare, gli spostamenti di popolazione, pensate a quello che è avvenuto a Milano o a Torino, con una popolazione che in parte notevole
ha origini da altre parti d'Italia, dall'Italia meridionale, dalla Sardegna o dal Veneto anche. Si può dire che l'italiano, avendo quasi completamente perso i casi del latino, sia una lingua a morfologia debole o almeno assai più debole di lingue come il tedesco o come le lingue slave? Sì, la risposta che chiaramente mi è stata posta da una persona molto esperta dell'argomento è assolutamente sì, è vero, e la domanda è ben formulata, anche perché si dice l'italiano avendo quasi completamente, giusto, non li ha persi del tutto, perché io distingo tra io come parlante, distingo tra io, soggetto, e me, che vale in tutti gli altri casi. E lo stesso vale per tu e te, anche se dobbiamo osservare che te sta risalendo posizioni e che in un'area vasta d'Italia, che dalla Toscana si allarga all'Italia settentrionale, ma che comprende anche Roma, si dice anche te, col valore di soggetto. Vacci te al mercato. Ecco, però ancora oggi l'italiano distingue tra tu e te. E l'ultima domanda: come comportarsi con chi teme che l'italiano sia spacciato, tra virgolette, a causa della diffusione degli anglismi? Allora, l'italiano non corre questo rischio, nel senso che la diffusione degli anglismi è indubbiamente molto forte, ma riguarda in massima parte il lessico, cioè il settore che dicevo prima è quello più soggetto alla modificazione e anche quello in cui le parole conoscono più rapidamente l'obsolescenza. Non abbiamo una morfologia inglese. Un esempio che mi è capitato altre volte di fare è quello della parola film, che certo noi oggi la consideriamo una parola italiana, ma insomma è una parola inglese in realtà. Ma se dobbiamo fare un verbo, abbiamo filmare, e filmare è assolutamente un verbo italianissimo, io filmo, tu filmi, ma lo stesso vale anche per queste, per altre parole. Sponsor, certo, parola di remota etimologia latina, ma a noi è arrivata attraverso l'inglese. Sponsor, sponsorizzare. Computer, computerizzare. Non sono italiani questi verbi, lo sono, ma faccio un passo di più, è italiano anche un verbo che ci suona più fastidioso, ma semplicemente perché non ci siamo abituati. Backup è una parola inglese. Fare il backup indica l'azione e usa ancora questa parola, ma io posso anche dire backuppare. Non ci piace backuppare, però analizziamolo un momento dal punto di vista morfologico. Io backuppo, tu backuppi. Se io backuppassi, sono tutti esempi di un verbo coniugato secondo voci che rientrano perfettamente nel nostro paradigma. Allora, torno a ringraziarvi anche di queste domande e vi saluto molto cordialmente.